Buonasera, consentitemi stasera di leggere perché forse voglio fare un discorso un po' più impegnativo e si comincia a sentire la stanchezza. Volevo cominciare col dire che uno degli incontri più belli che abbiamo avuto al Caudane de Sos Poetas, e lo ricordava anche Tore Cubeddu, io l'avevo già, ci avevo già pensato, ma lo ricordava anche Tore stasera, è stato un incontro di qualche anno fa, del 2009. Infatti, per quell'incontro qualcuno scrisse e disse cose molto lusinghiere nei confronti del nostro festival. Questo qualcuno diceva che in questo festival non si fa solo importazione di libri, di autori, di cultura, ma si cerca anche di fare dei dibattiti seri, di proporre riflessioni culturali, di fare qualcosa di vivo, in sostanza. Non voglio lodarlo più di tanto. E quell'incontro aveva come tema poesia e spiritualità. I protagonisti di quell'incontro erano Franco Loi, che voglio ricordare per primo perché è stato per noi un amico, un padre, un fratello, è stato anche nominato infatti nostro concittadino dal Consiglio Comunale. Io l'ho sentito qualche settimana fa per invitarlo a venire al festival, non poteva venire. Vi chiedo di fargli un applauso perché Franco se lo merita tutto. L'altro protagonista era Andrea Portas, parroco di Armungia, prete operaio e poeta soprattutto, e noi l'abbiamo invitato come poeta e ha sostenuto il dibattito a modo suo. A organizzare questa discussione, a coordinare il dibattito, era Gabriella Caramore, e senza di lei quel dibattito non avrebbe avuto quelle caratteristiche, quella facilità di confronto, quel dibattito così interessante, così approfondito come è stato quella sera. Quindi, volendo dedicare una serata del festival all'anniversario dei 500 anni dell'inizio dell'attività di Lutero, non si poteva chiedere che a Gabriella di guidarci, di accompagnarci, di aiutarci ad organizzarlo. Ed è stata lei, appunto, a lei dobbiamo questa serata, la presenza di Daniele Garrone, di Cristina Arcidiacono e di Suora Assunta Corona. Io credo di aver detto tutto e anche troppo, e lascio la parola a Gabriella, grazie. Grazie Mario, e ringrazio anche i coraggiosi che sono qui a sfidare il vento, il freddo. Devo dire che a me quest'estate, in quest'estate torrida in cui ho patito più caldo che in tutte le estati della mia vita, ho anche patito il più grande freddo in altre occasioni simili a queste, in Puglia, sulla costa toscana e ora qui, dove ci sono state delle serate gelide, un po' come questa sera, e col vento ventose. Comunque, vi ringrazio per questa presenza e sono molto felice di essere di nuovo in Sardegna, di essere di nuovo a Seneghe, un posto al quale mi sono affezionata nel tempo, e sono contenta che questo festival sia dedicato anche a questi temi che non sono consueti per un festival. E poi lasciatemi anche dire che un festival non è soltanto così un'occasione, una serie di eventi messi uno dietro l'altro, ma è il momento in cui un luogo, una città, pensa a se stesso, no? Allora Seneghe si interroga,
su quest'anno che cosa è rivoluzione, sempre sullo sfondo della poesia, sullo sfondo dei grandi temi che in tutti questi anni ha sollevato. Però ecco, si vede una città pensosa, e questo è una cosa importante, perché a volte ci sono dei festival in cui così tutto scorre, un evento dietro l'altro, eccetera, invece qui si vede un'implicazione particolare. Allora, questa sera dedicata alla riforma, sono ancora i 500 anni dalla, così, un po' simbolicamente, dal momento in cui si fa partire la riforma. Adesso ci diranno i nostri ospiti in che cosa è consistita, con questo Lutero ha inteso rimettere a tema, ecco, l'Evangelo in una cristianità che forse l'aveva un po' messo da parte, l'aveva un po' sottoposto a delle incrostazioni, come succede durante la storia naturalmente. Che cosa ha segnato la riforma? La riforma ha segnato una forte novità nel pensiero cristiano, naturalmente anche guerre. Se noi leggiamo un po' le cronache di quegli anni, di quei decenni, sono guerre senza fine, ma ecco, si dice sempre la guerra di 30 anni, le guerre di religione. In realtà c'era un'Europa in guerra, c'era un paese in guerra contro l'altro, per cui le religioni facevano, come dire, erano un elemento di queste guerre, ma non erano gli elementi scatenanti. Ed è bellissimo, no? È terribile, ma interessante leggere la cronaca storica di quegli anni, perché si vede come anche la fatica che ha fatto l'Europa per rimettersi insieme, se oggi diciamo l'Europa non è un'Europa, e anche perché viene da una storia molto faticosa, molto dolorosa, in cui le religioni semmai poi hanno fatto un po' da calmiere, se vogliamo. Ecco, questa sera siamo qui per fare un po' di chiarezza su che cosa è stata riforma, che cosa ha inteso fare Lutero, che cosa è successo dopo Lutero, che cosa si intende quando si dice le chiese protestanti, le chiese al plurale, il mondo cattolico, la grande divisione che c'è stata nei secoli, oggi a che punto è. Per questo abbiamo voluto invitare anche Suora Assunta Corona, che è una studiosa, una storica, una docente di storia della Chiesa all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Cagliari. Poi abbiamo qui con noi Daniele Garrone, che è un docente di Antico Testamento alla Facoltà Teologica Valdese di Roma. Cristina Arcidiacono, che è pastora battista, quindi vediamo già la pluralità un po' delle chiese della Riforma, pastora battista nella chiesa di Cagliari, anche lei non è di Cagliari originaria, ma è in Sardegna da tanti anni e quindi conosce bene anche il tessuto sardo, e sappiamo, ecco, queste belle campane ci danno una sorta di benedizione. Ecco, e sappiamo anche, forse anche lei ci può dire se ancora sussistono delle tensioni fra cattolici e protestanti, in che cosa si sono smussate, se è vero che oggi c'è una certa, come dire, un ecumenismo di fondo, oppure se sono ancora rimaste delle questioni in sospeso che fanno ancora attrito. Allora io comincerei da Daniele Garrone, chiedendogli, procediamo un po' per punti questa sera, cominciando un po' proprio dall'inizio, perché quando si dice protestante magari molti non sanno a cosa si fa riferimento, cioè Lutero che cosa ha voluto fare e che cosa di fatto ha prodotto nel 1517, prima e dopo. Domanda semplicissima. Nel titolo di tutto il festival di quest'anno e anche della nostra conversazione di questa sera c'è la parola rivoluzione. Allora io comincerei, forse un po' provocatoriamente così, dalle azioni di Lutero. Sicuramente si sono sviluppati degli sconvolgimenti a tutti i livelli che hanno conseguenze per la storia d'Europa fino ad oggi.
Ma se guardiamo gli inizi della sua carriera, Lutero tutto era meno che un rivoluzionario, se per rivoluzionario intendiamo qualcuno, non so, alla Levi, che studia per raggiungere con ogni mezzo un cambiamento radicale, anzi, come forse poi vedremo, Lutero addirittura si oppose poi a qualcuno che sulla sua scia era troppo radicale. Allora, Lutero era un monaco agostiniano, come molti altri, divenuto monaco tra l'altro contro suo padre, un piccolo imprenditore nel settore minerario che avrebbe auspicato, come conosciamo anche nelle nostre biografie familiari, si spera che i figli vadano più avanti e che studiasse diritto. Questo brillante monaco agostiniano diventa professore di scrittura, cioè deve spiegare l'Antico e il Nuovo Testamento ai suoi studenti nella da poco fondata Università di Wittenberg, una piccola città della Sassonia, e gli inizi dello sconvolgimento che seguirà io li definirei così. Lutero scopre, leggendo la Bibbia, la soluzione di un suo problema eminentemente spirituale. Il problema spirituale tipico della coscienza europea cristiana del Medioevo, e quando si dice coscienza cristiana del Medioevo si dice di tutti, perché tolti pochi ebrei e poi i turchi alle porte, ma insomma tutti erano cristiani. E la questione era: un giorno dovrò comparire davanti al tribunale di Dio e come farò a essere salvato? E la risposta tradizionale, accentuata in quegli anni dalla campagna per le indulgenze, cioè la possibilità tramite determinate pratiche di pietà di evitare a se stessi e addirittura ai defunti anni di purgatorio, ma al di là di questo, in generale, era la domanda assillante. Noi oggi siamo su tutto un altro, su tutta un'altra lunghezza d'onda, abbiamo altre angosce esistenziali, ma la domanda fondamentale del Medioevo era: che cosa succederà di me, povero peccatore, misero umano, al momento della mia morte? La risposta tradizionale, dopo la mia morte, la risposta tradizionale era quella delle opere di pietà. Devo fare qualche cosa. E in fondo, almeno Lutero la viveva così, era tutta un'ansia di prestazione in lui, accentuata dal fatto che, benché fosse un bravissimo monaco che non andava a donne, che non rubava, piissimo, studiosissimo, eccetera, sentiva che sempre qualcosa gli sarebbe mancato al raggiungimento dell'obiettivo. Per cui tutta questa pietà medievale, per esempio il principe che poi lo sosterrà, era un gran collezionista di reliquie, spendeva un sacco di soldi per avere delle reliquie, e non era collezionismo come il nostro, era l'idea che appunto fai qualcosa di buono per la tua salvezza. Lutero a un certo punto scopre, con la sua, facendo il suo mestiere, diciamo così, cioè leggendo la lettera ai Romani, scopre che la giustizia di Dio in Cristo, nel Nuovo Testamento, non è la giustizia di un giudice appunto che pesa, dice, tre anni di galera, due anni questa teniente e questa aggravante, eccetera eccetera, ma che la giustizia di Dio è la decisione paradossale di Dio di perdonare e salvare noi umani, che qualunque cosa facciamo, anzi poi Lutero è fine psicologo in questo, c'è quasi più peccato nel virtuosismo di chi vuole essere santo che non, e lo dice già il Nuovo Testamento, in chi dice sono un povero peccatore. Allora finisco questo primo giro dicendo, vedete, è un discorso eminentemente spirituale, cioè una interpretazione del rapporto dell'umano di fronte a Dio, che cambia la prospettiva di Lutero, ma fa scoppiare l'Europa. E perché fa scoppiare l'Europa? Ci sono delle ragioni materiali, naturalmente. L'invenzione della stampa. Oggi Lutero, secondo me, mi duole dirlo perché li detesto un po', ma insomma sarebbe uno dei miei colleghi che sono su Facebook, sarebbe sui media, cioè
da questi inizi in poi continuamente le prediche di Lutero, i discorsi polemici di Lutero, i trattati più corposi di Lutero gli strappano i fogli dalle mani. Lui non ha ancora finito di scrivere, spesso si ripete, ci sono nelle sue opere delle ripetizioni, perché siccome c'è il tipografo che gli porta via, non c'era Word, c'è il tipografo che gli porta via i fogli che ha scritto a mano e comincia a comporli, a stamparli, e lui 30 pagine dopo ridice una cosa che ha già detto. Dunque ci sono anche, c'era certamente poi nella polemica con Roma a proposito delle indulgenze anche l'insofferenza di molti in Germania per questa Roma lontana che vuole dettar legge, eccetera eccetera, ma secondo me il fatto sostanziale è che le questioni spirituali per le quali Lutero trova questa nuova risposta radicale sono le questioni che appassionano e interessano l'opinione pubblica, per cui dai dotti, dai borghesi che potevano leggere il latino, ma ai popolani che sapevano solo il tedesco, Lutero scrive anche in tedesco, il latino era letto in tutta l'Europa. E finisco dicendo che noi in Italia non ne siamo quasi consapevoli, ma persino in Italia, col Papa così vicino, c'erano da Lucca alla Sicilia, a Napoli, a Firenze, a Ferrara e altrove, appunto dei circoli, sia, diciamo così, delle classi più elevate, ma anche in ambito popolare, in cui quando sentono che gira per l'Europa questa risposta a quel problema spirituale, si appassionano, vogliono sapere, si schierano a volte, perché appunto quel problema spirituale è anche il loro. In Italia poi, siccome Roma era troppo vicina, con l'eccezione dei valdesi, che siccome eravamo già qualche migliaia, c'erano già prima, siamo sopravvissuti, tutto il resto è stato spazzato via e quindi non ne abbiamo più contezza. Ma a me preme dire che appunto il fatto che l'itinerario personale di un professore di scrittura tedesco abbia fatto questo gran putiferio in Europa è perché appunto quella questione spirituale era, forse già da secoli, da un secolo, una questione che animava la cristianità europea. Ecco, ma possiamo, prima di andare avanti, dire anche, cioè proprio quasi degli slogan, ma tanto poi per ragionarci sopra, quali sono stati i fondamenti di queste scoperte, chiamiamole così, di Lutero, che poi sono diventati dei fondamenti per ogni appartenente alle chiese della Riforma, no? Gli slogan, sì. Allora, gli slogan, il primo è questo: il problema della religione, visto dal punto di vista cristiano, non è quello che tu puoi o devi fare per compiacere a Dio, ma quello che Dio, pazzescamente, invece di schiaffarti all'inferno come meriteresti, ha fatto, cioè di fare quello che Lutero chiama il meraviglioso scambio, cioè i peccati per cui ti dovrebbe giudicare li ha portati suo figlio Gesù Cristo, e il perdono che tu non meriti e che non potresti mai realizzare con le tue migliori intenzioni ti è donato gratuitamente. Tutto il resto sono conseguenze, cioè dove trovi questo annuncio di questa paradossale scelta di Dio? Lo trovi in Gesù Cristo. Dunque soltanto Cristo, non hai bisogno di nient'altro, non hai bisogno di padri della Chiesa, non hai bisogno di pastori, non hai bisogno di preti, non hai bisogno di nessuna opera intermedia. Ma dove lo trovi Cristo? Nella scrittura. E allora la scrittura bisogna tradurla nelle lingue del popolo. All'epoca la Bibbia era tradotta in latino, la leggevano soltanto i sacerdoti e le persone colte, per cui una scelta, una conseguenza immediata in tutti i rami del protestantesimo è quella di tradurre la scrittura nelle lingue latine, nelle lingue del popolo. Parentesi, per noi oggi è una cosa ovvia, ma appunto la decisione delle conferenze episcopali cattolico-romane di tradurre la lingua per il popolo e di non tradurla dal latino
della traduzione tradizionale di San Girolamo, ma di tradurla dal greco all'ebraico è del Concilio Vaticano II. Invece qui si è detto bisogna tradurre dai testi originali e perché tutti possano leggere la Bibbia, e tutto il resto viene a cascata. Ma se la cosa costitutiva del cristianesimo è questo Evangelo che evocava Gabriella Caramore, cioè l'annuncio della grazia di Dio in Cristo, allora tutta la struttura della Chiesa, lo vedremo dopo, viene anche messa in discussione. Se Cristo è l'unico sacerdote che una volta per tutte e per sempre ha realizzato l'opera di Dio, il ministero cristiano non è più di tipo sacerdotale, e questo bisogna ricordare ogni tanto anche a noi protestanti. Io sono pastore, dal punto di vista protestante vuol dire che io sono un battezzato come gli altri, e tutti i battezzati hanno lo stesso sacerdozio. Cioè, se io dico a Gabriella Caramore, che mi dice sono preoccupata che ne sarà della mia vita, io gli dico non ti preoccupare, in quanto battezzato non ti preoccupare, Dio ha deciso per te e ti dona tutto quello che tu non riusciresti mai a raggiungere. È come se l'avesse detto Cristo. Quindi la differenza tra un ministro come noi due e un altro battezzato è semplicemente che noi abbiamo studiato il greco e l'ebraico, cioè ci hanno fatto studiare perché sapessimo spiegare la Bibbia, e ci hanno ordinato, cioè ci hanno detto è la Chiesa che affida a te questo compito. Ma appunto, lo dico in latino ma poi lo traduco, Lutero diceva c'è uno ius commune cristianorum: tutti i cristiani, in quanto hanno l'Evangelo e la fede e il battesimo, hanno la stessa autorità, non c'è una differenza di stato. Il ministro è uno che viene incaricato. Come sapete, si dice, e finisco su questo, spesso che i protestanti sono contro le buone opere. Qualcuno in passato lo diceva in modo polemico, vuol dire in fondo in realtà sono dei mezzi libertini, non importa quello che fai. In realtà, se voi leggete, facile, bellissimo, uno degli scritti più importanti di Lutero sulla libertà del cristiano, in realtà è un inno all'operare cristiano. Cioè la polemica protestante sulle buone opere è l'idea che tu debba fare qualcosa, che sia la devozione, le reliquie, i pellegrinaggi o anche la misericordia, che tu la debba fare appunto per far vedere che sei degno. Questa è la polemica. Ma nella seconda, il discorso di Lutero è: il cristiano, in quanto perdonato da Dio, è libero signore sopra ogni cosa. La coscienza che è vincolata soltanto Dio al suo Evangelo, appunto, è libera e signore su ogni cosa. Non c'è altra autorità, non c'è convenienza, non c'è convenzione, nulla. Se tu sei prigioniero di Dio, sei libero. Cioè non hai, se hai Dio, no, non hai più nessun altro idolo di nessun tipo. Ma poi aggiunge subito: chi è così è anche servo sottomesso di ognuno. Cioè l'opera, che in certa teologia medievale era appunto la prestazione virtuosa dell'uomo nei confronti di Dio, viene scardinata da quel livello. Da Dio puoi solo ricevere, e per Dio non puoi fare nulla che valga a salvarti. Ma dice proprio Lutero: guardati attorno, hai solo da guardarti attorno per vedere quante persone hanno bisogno del tuo servizio. E quindi questa dialettica: sei libero da prestazioni nei confronti di Dio, ma chiamato ad un agire di servizio e responsabile nei confronti del tuo prossimo. Ecco, non so se dopo ci sarà forse tempo anche per un po' di dibattito, sarebbe interessante anche sapere che cosa pensate di quest'idea della libertà del cristiano e di quest'idea di un Dio che provvede a ogni creatura, perché si possono avere anche dei dubbi naturalmente su questo. Però io volevo chiedere a Cristina Arcidiacono, tante cose, adesso vedo che il tempo un po' va veloce,
Vabbè, intanto storicamente forse due parole sul fatto che le chiese protestanti sono plurali, sono tante. Allora c'è una chiesa cattolica, anche se sappiamo che all'interno del cattolicesimo le correnti sono tantissime, però insomma l'autorità centrale è una. Invece le chiese protestanti sono tante e appunto quello che diceva prima Daniele Garrone, cioè ha messo in discussione il protestantesimo, la struttura stessa della chiesa, ecco, voi come vivete la chiesa e le vostre chiese, tra le quali c'è anche polemica. Grazie Gabriella. Sì, allora prima di incominciare vi saluto anch'io e... Prima Gabriella diceva, appunto, io sono pastore della Chiesa di Cagliari, della Chiesa Battista di Cagliari, e Seneghe non è la prima volta che vengo a Seneghe, questo mi fa piacere comunque dirlo, perché sono venuta a Seneghe a parlare di riforma ad una quinta elementare, perché una nostra bambina, una bambina che faceva la quinta elementare due anni fa, che frequenta la Chiesa Battista, è di Seneghe, Matilde, qui c'è Alessandra, che è sua mamma, che oggi pomeriggio abbiamo visto in un altro appuntamento qui del festival, e quindi il maestro di religione che è qui presente mi ha invitata a parlare, visto che una bambina era... faceva la scuola domenicale, non il catechismo con le altre, come gli altri suoi compagni e compagne. Quindi è stato anche un momento molto, molto bello e di scambio. E questa visita poi è diventata anche reciproca. Parte di questa classe è venuta a Cagliari, abbiamo celebrato insieme l'ascolto della parola, e questo è stato un momento molto, molto significativo per noi, per tutti quanti, proprio perché al di là del, cioè dopo il Concilio Vaticano II e tanto più quest'anno in cui anche il Papa è andato a Lund in Svezia all'inizio del cinquecentenario della riforma protestante, appunto del tempo è cambiato, ma non solo del tempo, anche le relazioni tra le chiese sono cambiate, c'è un consenso cattolico luterano, cioè proprio su ciò che diceva adesso, cioè Daniele, cioè sulle buone opere, sulla giustificazione per grazia, ecco, mediante la fede, che è un po' così la formula per dire quello che Daniele ha detto poco fa. Se Lutero non era un rivoluzionario, non voleva fare che il suo andare alle fonti, il suo andare alle scritture, aveva entusiasmato tante persone che la rivoluzione avrebbero voluto farla, e parlo un po' di quelli che erano conosciuti come gli anabattisti. La parola anabattista era la parola di l'etichetta di disprezzo che gli veniva data, perché erano accusati di voler ribattezzare le persone, cioè loro dicevano dobbiamo andare, le scritture parlano di battesimo dei credenti, e dunque il battesimo è il sì dell'essere umano alla chiamata del Signore, e quindi ribattezzavano, cioè battezzavano dal loro punto di vista quanti e quante riconoscevano Cristo come Salvatore. E questo desiderio di fedeltà alle scritture li portava anche poi a dire che il potere della spada che esercitava il potere temporale, i principi, quando non era, quando non ubbidiva alle scritture, poteva essere sovvertito, e dunque anche in base al sermone sul monte, dunque in base anche all'anelito di libertà degli oppressi e degli ultimi, loro si aspettavano dei nuovi regolamenti cittadini, ad esempio. Magari molti di voi avete letto Q, che è un po' il libro che ha un po' ci ha reso popolare l'anabattismo e la riforma, ormai tanti anni fa, Q del collettivo Luther Blissett,
ci ha fatto sentire un po' famosi, ecco, come protestanti in Italia. La storia di Q è la storia appunto poi della rivolta dei contadini finita, quindi a Münster, di Thomas Münzer, finita poi nel sangue, e gli anabattisti sono stati tutti sterminati, annegati, affogati, come volevano battezzare, sono stati battezzati per sempre. Ed è interessante alcune testimonianze di martiri anabattisti che dicono: nessuno potrà trovare nelle scritture qualcosa che mi possa giudicare un eretico. Ecco, perché e qui era un modello radicale di visione dell'Evangelo, in cui il regno di Dio si esplicava in terra in una completa separazione della comunità dei credenti dallo Stato. Quindi si voleva realizzare il regno di Dio in terra. Eredi spirituali degli anabattisti sono stati i battisti, che nascono nell'Inghilterra dal separatismo inglese. È vero che, come è stato detto all'inizio, le riforme, l'anelito di riforme aveva anche a che vedere con un movimento grande in tutta Europa, ma già dal Medioevo, dalla Pataria di Milano, nei movimenti pauperistici, da San Francesco, i Catari, i Valdesi, la Chiesa non era uniforme, c'erano tanti movimenti che chiedevano anche delle riforme, anche le locali, etiche o morali del clero. Ecco, con l'anglicanesimo, quindi stiamo parlando del 600, alcuni separatisti dell'anglicanesimo inglese denunciavano la Chiesa d'Inghilterra di essere troppo cattolica, dicevano, cioè di utilizzare troppi paramenti e di essere troppo alleata con lo Stato, e quindi predicavano la separazione tra Chiesa e Stato. E da qui nasce anche la libertà di coscienza. I padri pellegrini che con la Mayflower andarono negli Stati Uniti, tra di loro c'erano i primi battisti che diedero vita alle prime colonie, Rhode Island per esempio, erano colonie in cui uno dei principi era la libertà di coscienza, cioè nessun re o principe, nessuno può dirmi quale debba essere la mia fede, perché io posso rispondere solo al mio Dio. E si parlava non solo di cristiani, ma anche di ebrei, di atei. Il protestantesimo italiano, cos'è? Veloce, tardissimo. Sì, in Italia siamo... allora, io ho studiato alla Facoltà Valdese, Daniele è stato il mio professore, e come battisti, metodisti e valdesi abbiamo un patto di riconoscimento, quindi come pastora battista io posso essere pastora di una chiesa valdese o metodista, e viceversa, così come nelle nostre chiese ci sono membri di chiesa che sono valdesi o metodisti. Questo perché se le scritture... cioè vi è un contesto, un modo diverso di vivere la fede, di organizzare la propria vita della Chiesa, che è molto umano. Cioè la democrazia del nostro vivere, dell'essere Chiesa, ha a che vedere con il nostro essere umano, ma assieme alle altre denominazioni condividiamo, ad esempio, come è stato detto, anche una non divisione tra clero e popolo di Dio. Quindi noi ministri siamo ministri della parola, ma non rappresentiamo il clero, siamo dei laici e delle laiche, e dunque anche poi l'apertura al pastorato delle donne è stata possibile proprio per quello che veniva detto prima dal professor Garrone, cioè il sacerdozio universale. Perché rimane questa parola? Ecco, sacerdozio universale, pastorato delle donne, adesso spero che lo riprendiamo, ma io volevo chiedere anche a questo punto tante cose a sua rassunta Corona, perché io le volevo chiedere a che punto è oggi la visione da parte cattolica del mondo protestante, però anche sulle tante cose che sono state dette, così adesso andiamo avanti, abbiamo ancora un pochino di tempo, ma
Ecco, per esempio, la messa in questione della struttura della Chiesa, il pastorato delle donne, il tema della laicità, ma prima ancora di tutto questo, questi pilastri del protestantesimo che sono stati evocati, solo attraverso la fede, solo Cristo, certo un cristiano è ovvio che solo Cristo, però oggi abbiamo una visione anche più plurale del mondo. Allora, queste cose che erano importanti, fondamentali, basilari al tempo di Lutero, diceva prima Daniele, certo oggi nessuno pensa più in termini così drammatici alla propria salvezza, all'aldilà, queste cose. Ecco, questi pilastri, questi fondamenti, solo attraverso la fede, solo attraverso la scrittura, ecco, oggi sappiamo insomma che la scrittura va continuamente riletta, continuamente rimessa in piedi. Entra in contatto soprattutto con quella teologia scadente della tarda scolastica e nello stesso tempo subisce l'influenza di moltissime correnti di pensiero nuove, di correnti di pensiero della filosofia di Occam, per esempio, ma anche della crisi della conoscenza razionale di Dio. Siamo in quella fase in cui nella Germania del Nord si diffonde soprattutto quella che viene chiamata la devozione moderna, a cui Lutero è fortemente debitore, che sviluppava soprattutto la teoria del Deus absconditus, del Dio che non si fa conoscere, del Dio che non si manifesta, del Dio che non si vede. Quindi un tema di una grandissima modernità. E Lutero è affascinato da questa teologia, da questa nuova visione. Quindi, dentro questo contesto culturale, lui, che era un uomo di una grandissima intelligenza, è un teologo che non abbiamo alcuna difficoltà a definire uno dei più grandi teologi della cristianità. Io assumo, e lo dico chiaramente, nei confronti di Lutero una posizione preconfessionale e sovraconfessionale, come oggi molti cattolici fanno. Ovvero, a me interessa Lutero come teologo e lo considero un teologo che appartiene a me non meno che alle famiglie protestanti, perché la teologia di Lutero ha determinato veramente un cambiamento negli studi teologici e nella impostazione del problema di Dio, da imprimendo alla riflessione cristiana una modernità enorme. Se oggi molti cattolici dichiarano che il protestantesimo è entrato nel cattolicesimo e che il Concilio Vaticano II è stato una sorta di cavallo di Troia che ha fatto entrare il protestantesimo addirittura dentro il cattolicesimo. Bene, i tradizionalisti cattolici che affermano questo dicono una cosa sostanzialmente vera. Perché? Perché il pensiero di Lutero, molto moderno, è penetrato in Europa. Ci diceva il professor Garrone che c'erano delle istanze che richiedevano delle risposte e queste risposte sono state date. Quindi Lutero avrebbe potuto essere tranquillamente, insieme ad altri, insieme per esempio anche ad Erasmo da Rotterdam e ad altri, Melantone eccetera, un grande teologo capace di imprimere nella Chiesa cristiana un profondo rinnovamento teologico, come in altri tempi era accaduto ed era avvenuto. Perché in realtà Lutero, nella sua posizione polemica, combatte contro un cattolicesimo, come dice Ermanno Pesce, uno studioso molto esperto di Lutero, dice Lutero ha combattuto un cattolicesimo che non era cattolico. Questo credo che sia importantissimo. Ed allora vorrei riprendere, ho ancora qualche minuto di tempo, alcune cose che ha detto il professor Garrone, interessanti.
ma forse vanno un po' chiarite. La questione della salvezza per sola fede, sola fide e sola scrittura. Eh sì, finiscono per essere degli slogan a volte, ma cosa c'è dietro? Che cosa vuol dire Lutero quando dice sola fide? Ha una nozione di fede diversa da quella che forse semplicisticamente veniva interpretata. Si considerava fede un'adesione intellettuale alle verità del cristianesimo. Lutero dice no, la fede non è questa, non è un'adesione intellettuale, una sottomissione dell'intelligenza, perché io, lui, provenendo un po' dalla corrente renano-fiamminga di maestro Eckhart, eccetera, no? Dice con l'intelligenza io posso anche arrivare a Dio, ma come dicono anche tanti santi cattolici, anche Satana conosce Dio intellettualmente. Ma non per questo ha la fede, non per questo è capace di onorare Dio. Allora Lutero riscopre, e ci tengo a dire questo, riscopre perché non lo inventa, ma fa riemergere la nozione di fede come atteggiamento di fiducia e di abbandono in Dio, del fedele che riconosce Dio come padre, al quale si affida totalmente. Questa è la fede. Ma Lutero in questo non diceva nulla di nuovo. Diceva ciò che i santi e la tradizione cattolica avevano sempre dichiarato. E che dice il Vangelo. Perché Gesù combatte contro i farisei e contro la religione ebraica del suo tempo, dalla quale lui aveva succhiato la fede, perché Gesù era un pio israelita. Ma Gesù condanna una religiosità esteriore, una religiosità fatta soltanto di riti. E purtroppo Lutero aveva sotto gli occhi forme di questo genere. L'altro punto è quello relativo al ministero. E io vorrei porre una domanda al professor Garrone ed è questa. È vero, Lutero dice non c'è differenza tra il ministero, scusate, tra il sacerdozio dei laici, dei semplici battezzati, e il sacerdozio ordinato come presso i cattolici. Lutero dice tutti siamo ministri in quanto battezzati, anche il cattolicesimo lo dice. Ma io vorrei sapere perché Lutero, quando viene a sapere nel tempo in cui lui vive, che ci sono alcuni che dichiarano che la cena può essere celebrata anche semplicemente da un padre di famiglia, lo vieta e dice che non ci si permetta mai di fare o di dire una cosa di questo genere. Il che significa che anche lui vedeva una differenza nel servizio ministeriale, se non di grado, ma quantomeno di funzione. E poi vorrei sapere perché oggi le chiese protestanti, non voglio essere polemica per niente, proprio per niente, perché io voglio bene ai protestanti a volte più di quanto riesca a voler bene ai miei fratelli cattolici in certi casi ecco, credo che siamo tutti nella stessa situazione. Ma come mai le chiese protestanti oggi, dico oggi per dire il secolo scorso, insomma in età moderna, in età contemporanea anzi, quando qualche pastore si avvicina troppo per esempio alla dottrina cattolica, cominciano a dirgli, senti tu d'ora in poi non fai più il pastore, il caso, non so se pronuncio bene, di Bauman, che voleva rivedere tutta la questione relativa ai sacramenti e anche al primato petrino. È stato sospeso come pastore
Io lo ricavo come fonte di questa informazione dal testo di Hermann Pesce, Lutero nel contesto storico teologico. Non posso citare la pagina perché non lo ricordo. E quindi questo significa, insomma, che in fondo anche il mondo protestante ha bisogno di una certa, non chiamiamola gerarchia, ma di un certo, di una certa organizzazione interna, di ministeri, insomma, se non proprio ordinati, ma comunque che abbiano delle funzioni precise. Però non ho risposto a tutte le domande, non proprio. Lei mi aveva chiesto, ma a me premeva dire queste cose, mi sono permesso. Fatto molto bene, adesso non resta che far rispondere a Garrone e a Cristina. Se c'era un'altra cosa che lei premeva in due parole. Beh, intanto adesso vediamo la questione della Chiesa, effettivamente, perché anche i protestanti naturalmente hanno una struttura di Chiesa, hanno un ministero, eccetera, però ci sono anche delle differenze fondamentali. Allora, che poi all'interno di una Chiesa ci siano polemiche, uno sia troppo da una parte, troppo dall'altra, questo è comprensibile, però a me preme anche capire, credo anche a voi, qual è la differenza fondamentale fra un ministero protestante e il ministero sacerdotale, cioè che cosa c'è di radicalmente diverso, se c'è, o se, come dice, l'ha già detto, ma forse va chiarito. Sì, no, parto allora, il vero nodo di differenza è quello del grado, sì. Cioè, se tra i ministri e gli altri battezzati, che anche dopo il Concilio Vaticano II hanno un sacerdozio ministeriale, eccetera, ma anche il Vaticano II dice che tra un sacerdote e un altro battezzato c'è una differenza di grado. Quello che da Lutero in avanti, invece, soprattutto Lutero, le formulazioni che ho citato sono di Lutero, è che non c'è nessuna differenza di grado. Però ha ragione la suora quando dice che questo non vuol dire che il protestantesimo sostenga che tutti possono fare tutto. E allora cito un documento come la confessione di Augusta, che dice che, per esempio, non si possono fare le funzioni della Chiesa nisi rite ordinatus, se non sei stato ordinato secondo le forme convenute. Però appunto questa ordinazione non è un sacramento, cioè non è un conferimento di qualcosa. Io sono di quelli che ci tengono molto però a dire che è una cosa ordinata, appunto è la Chiesa che ti riconosce e ti affida un compito. E faccio una parentesi: noi qui in Italia, soprattutto in Italia, perché bisogna sempre distinguersi dai cattolici, allora noi ci siamo, mentre c'era questa bella parola latina della ordinazione, che a me piace moltissimo, perché ordinato vuol dire che non fai casino, scusate il termine, ma che fai le cose ordinate come tutti ci aspettiamo e vogliamo che siano fatte, e poi sei anche ordinato, cioè sei comandato, ti è data una direzione, hai un incarico, ecco, avete capito? Allora noi, siccome i cattolici hanno il sacramento dell'ordine, noi i pastori li consacriamo, abbiamo usato questa parola, che io trovo, appunto, perché tutti sono consacrati nel loro battesimo, cattolici, protestanti, ortodossi. Se sei battezzato cristiano sei consacrato, cioè affidato a Cristo e chiamato a seguirlo, per cui io personalmente vorrei ritornare al termine ordinazione. E poi si spiega, dice, vabbè, un vescovo ordina i preti perché è un sacramento, per noi non è un sacramento, ma noi i pastori li ordiniamo, cioè li chiamiamo, li riconosciamo, li istruiamo, li comandiamo. E uno degli scritti fondamentali della riforma di Lutero all'inizio era del diritto di ogni comunità cristiana di eleggere e di respingere i suoi pastori. Questo forse fa vibrare anche qualche corda cattolica, cioè una parrocchia elegge il suo parroco, e se fa bene il parroco se lo tiene, o il pastore, e se non fa bene lo manda via, o lo controlla, o lo chiama a rapporto, dice, caro parroco, qui non va bene,
tu lucidi troppo la macchina e non vai abbastanza a visitare i parrocchiani, o fai troppo calcio balilla all'oratorio e trascuri le prediche. Ecco, quindi questa è la, ma appunto non vuol dire che noi siamo per l'anarchia, eccetera. Credo che questa storia della sospensione di un pastore perché è troppo filo cattolico sia di qualche tempo addietro, degli anni 30, sì, ma gli anni 30 allora sono in Germania la rinascita di un neoluteranesimo confessionale, ma credo che questo lo possiamo dire a tutti, grazie a Dio le differenze rimangono, alcune difficilmente risolvibili a viste umane, ecco, che però persino in Italia, dove noi siamo una sparuta minoranza, ecco, oggi non ci sia più da nessuna parte, salvo alcuni gruppi estremisti, ce li abbiamo da tutte e due le parti. Se leggete qualche articolo, io l'ho fatto anni fa, di Messori, quando scriveva sul Corriere, per Messori la parola protestante è un insulto per cattolici. E sta ritornando adesso con Papa Francesco, cioè quando questi destroni della destra cattolica vogliono sparare su Papa Francesco dicono che è protestante, e viceversa ce l'abbiamo anche, ma ecco, direi che il mainstream della Chiesa romano-cattolica in Italia e il mainstream delle chiese protestanti di oggi, ecco, non è quello della reciproca scomunica. Se la suora fa i discorsi che fa, dice sei protestante, oppure se uno di noi dice... Sì, ma gli estremisti, ma il mainstream credo che sia il riconoscimento di una grande comunanza nell'ABC del cristianesimo e poi delle differenze. La sfida è di dire queste differenze che permangono sono tali da impedire un pieno riconoscimento di cristianesimo agli uni e agli altri oppure no? Credo che noi tutti qua sosteniamo che queste differenze non ci impediscono di riconoscerci come cristiani. No, no, infatti giustamente io volevo chiedere alla pastora Cristina, l'arcidiacono, appunto all'interno di queste differenze c'è una differenza molto rilevante ed è il pastorato femminile, il pastorato delle donne, che non è semplicemente una questione di estendere alle donne quello che è prerogativa dei maschi, cioè dei sacerdoti, ma mette in questione il sacerdozio stesso, cioè è qui che si nota una differenza. In che senso, Maria Cristina? Sì, Lutero non aveva intenzione di, cioè non pensava alle pastore o alla predicazione o alle donne ordinate. La Bibbia sì. Nel senso che le scritture a cui Lutero esortava di tornare e a cui era tornato, lui era, si sentiva vinto dalle scritture e quindi vedeva la Bibbia come qualcosa di altro in cui io non trovo quello che sono, quello che voglio, ma trovo ciò che mi cambia. Nelle scritture le donne predicano. L'annuncio della resurrezione è affidato a Maria Maddalena. Prima Corinzi 11, Paolo si arrabbia con la comunità di Corinto perché le donne profetizzano. In Timoteo vieto alla donna di insegnare, ciao, perché le donne insegnavano. E quindi di fronte ad una patriarcalizzazione costante della Chiesa, le scritture rimanevano pungolo. La tradizione protestante, le chiese protestanti poi non sono proprio una chiesa del corpo femminile, cioè la parola è al centro e non è che le figure femminili della Bibbia fossero esaltate. Maria, ad esempio, c'è stato tutto un periodo assolutamente riformulazione della posizione di Maria all'interno anche della confessione di fede, della fede, eccetera. Ma il primato della parola ha fatto sì che la predicazione fosse allargata anche alle donne, perché
il pastorato, i ministri erano ministri della parola, per cui Lutero e poi i riformatori dopo di lui e le chiese che sono sorte, il culto, che è l'equivalente della messa cattolica, se al centro della messa c'è l'Eucarestia, al centro del culto protestante c'è la parola, cioè c'è la predicazione della parola. E in quanto pastori e pastore, non siamo tanto sacerdoti, cioè mediatori o mediatrici tra Dio e il popolo, perché parte del popolo, e quindi la nostra vocazione coincide col nostro mestiere, nel senso tedesco, come il mio professore mi ha insegnato, è più in senso profetico, cioè di parola, di interpretazione della realtà alla luce delle scritture. Una parola, il Logos, che però poi le donne si sono trovate declinata sempre al maschile, appunto in italiano parola è femminile, ma il Logos di Giovanni in principio era la parola, no? In principio era il Logos, era maschile, in una storia della Chiesa maschile in cui per Tommaso, per citarne uno, la maschilità di Gesù era necessaria. Non era solo creaturale, era necessario. Per cui, come pastore, ecco, diciamo che in Italia quest'anno si ricorda, se non si celebra, il 50° anniversario della consacrazione della prima pastora in Italia, che è Pastora Valdese. Le due prime pastore sono state Carmen Trobì e Gianna Sciclone, la prima pastora è stata nel 1800, era una quacchera che si chiamava Lucrezia Mott, e le pastore sono state consacrate nel momento in cui le donne hanno incominciato a lottare per i loro diritti. E quindi il pastorato delle donne è arrivato parallelamente ai diritti delle donne. Che cosa hanno fatto le donne nel momento in cui sono diventate pastore? Sono tornate alla Bibbia e hanno visto come la Bibbia era stata utilizzata per metterle a tacere, e quindi poi appunto tutta la Bibbia delle donne, con il movimento delle donne e le lotte per il voto alle donne, c'è stato anche tutto un movimento di lettura, di andare anche lì alle fonti. Anche lì è stata un'altra riforma, perché andare alle fonti è cercare nelle scritture quel movimento anche di conversione, e questo è stato detto anche all'inizio, cioè Lutero predicava la conversione della Chiesa in quel momento storico lì, ma la Chiesa e le Chiese sono sempre da convertirsi, cioè da rivoluzionarsi, se vogliamo, se per rivoluzione intendiamo un girarsi e un rivolgersi a Dio, che cosa Dio ci dice in questo momento. E quindi, se vogliamo, e qui finisco, cioè per me il grande insegnamento della riforma, cioè di Lutero, è un leggere la Bibbia, leggere le scritture nel mondo in cui sono, nel contesto in cui sono, non come qualcosa per pochi, è qualcosa che parla alla mia vita e che cambia la mia vita. E quindi ha cambiato anche la mia, di donna in Italia del Sud, eccetera. Beh, in questo senso sì, si può dire in un certo senso la rivoluzione di Lutero, non che Lutero volesse fare una rivoluzione, non voleva fondare un'altra chiesa, voleva riformare quella che c'era, come appunto è stato detto questa sera. Suor Assunta, tornando ai temi di prima, appunto, beh, intanto una cosa importante, effettivamente c'è una differenza fra il ministero cattolico e il ministero protestante, nel senso di questa sacralità della persona del sacerdote. Ecco, mentre il ministro appunto può essere una donna, possono essere sposati, quindi c'è una laicità che entra dentro la vita protestante. Ecco, oggi lei, come intanto anche dalla sua posizione di suora, no? Non è una pastora, no. Ecco, lei la vive con qualche problema, diciamo in maniera problematica, come vivono le sue consorelle, e l'idea della laicità così proclamata dal mondo protestante,
ecco, oggi lei che cosa, come la elabora, diciamo, la laicità del cristiano, come la vive, come la elabora e come la vorrebbe proporre? È un tema di un interesse sommo. Premetto che bisogna riconoscere assolutamente il clericalismo che ha dominato e tutt'oggi domina ancora nel mondo cattolico, e questo io lo reputo un male. Fortunatamente molti cambiano atteggiamento. Io ho conosciuto anche molti, moltissimi sacerdoti che hanno abbandonato il clericalismo, e se io stasera sono qui in sostituzione di un sacerdote esperto che ha pensato di fare il mio nome anziché il nome di un altro sacerdote, e questa è una dimostrazione chiara che qualcosa cambia nel mondo cattolico da questo punto di vista, ma non soltanto nella prassi o nella base, ma c'è un cambiamento profondissimo negli studi, nelle riflessioni teologiche e anche nei documenti della Chiesa. Documenti come la Christe Fidelis Laici è di un'importanza enorme, che dimostra come la Chiesa veramente riconosce che il popolo di Dio è la cristianità. Basterebbe leggere la Lumen Gentium, documento del Vaticano II, che parla della Chiesa non più come di una Chiesa gerarchica, eccetera, ma come di un popolo di Dio, no? Quindi questo sicuramente si sta attuando, questo cammino. È lento, è chiaro, anche perché siamo molti, fossimo pochi si farebbe prima, ma tra qualche decennio sarà più facile, capite che cosa intendo dire? E poi lei maliziosamente mi ha fatto delle domande un po' personali, come, cioè, lei vive questo. E io sono una figlia della carità, e sono una suora, la parola suora mi suona un po' male, ma ci sto anche bene. Beh, io ho patito tutte le conseguenze all'interno della Chiesa Cattolica dall'essere donna. Perché, per esempio, a me sarebbe piaciuto moltissimo fare studi teologici, ma li ho dovuti fare in modo trasversale. Sì, ho potuto fare studi laici, ho studiato in una università laica, ma perché ero laica. Mi sono laureata in lettere, la mia comunità ha valorizzato questa mia preparazione, ho insegnato tutta la vita, ho potuto insegnare nei licei statali, quindi questa è una grande emancipazione per noi cattolici e soprattutto per il mondo religioso femminile. Però a me è stata preclusa la possibilità di fare, per esempio, studi teologici. Io ho affrontato e studio tutt'oggi moltissimo, ma per iniziativa mia personale. Va bene. Mario Cubeddu è qua? Ecco, abbiamo tempo per dibattito o no? Ah, un quarto d'ora. Va bene, allora, insomma, abbiamo sentito cose molto interessanti, abbiamo sentito una suora quasi protestante, diciamo, luterana. Però molto luterana. No, vabbè, appassionata di Lutero, posso dirlo, sì, mi piace, va bene. Ecco, qualcuno ha qualche curiosità, anche cose da chiedere o qualche sollecitazione, osservazione? Vedo, c'è una mano alzata o no? Se qualcuno si alza in piedi forse è meglio. No. Purtroppo noi non vediamo bene perché abbiamo la luce e qui noi non vi vediamo bene perché abbiamo la luce negli occhi, quindi se qualcuno vuole intervenire si faccia vivo, altrimenti lasciamo lo spazio alla musica
ringraziando moltissimo i nostri ospiti, Suora Assunta, Maria Cristina e Daniele Garrone. Allora, grazie e buonasera. Buon concerto.